Prendiamo la linea qui dal lungomare di Montesilvano perché, come vedete alle mie spalle, inquadrato da Diego Martelli, è stato allestito il cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclo pedonale che sarà realizzata nel tratto di Riviera, compreso tra via Marinelli e via Torrente Piomba, ovvero nel tratto di Arenile che i nostri telespettatori ricorderanno perché ha ospitato il Jova Beach Party. Questo tratto di Riviera l'amministrazione comunale ha intenzione di abbellirla, renderla più turistica se vogliamo, deviando il corso della pista ciclo pedonale che andrà ad occupare parte dell'Arenile alle mie spalle, mentre sarà abbattuto e demolito il muretto di recinzione che in questo momento Diego Martelli sta inquadrando. Sarà abbattuto il muretto di recinzione per consentire alla Pineta di ricongiungersi con la parte del mare. Un progetto ambizioso, ha ricordato l'assessore ai lavori pubblici Anthony Aliano, sul quale punta molto l'amministrazione comunale per rilanciare la città dal punto di vista turistico. Ieri, nel momento dell'allestimento del cantiere, si sono registrati inevitabilmente dei disagi soprattutto per gli automobilisti, perché è stato installato anche un semaforo momentaneo e quindi il restringimento della carreggiata ha creato un vero e proprio imbuto. Ci sono state delle lamentele. Anche gli esponenti dei partiti di opposizione di centrosinistra al comune di Montesilvano sono intervenuti sul luogo per manifestare le loro perplessità e le loro contrarietà soprattutto sui tempi di realizzazione dei lavori e sulla scelta fatta. Ma per capire meglio il progetto in tutta la sua interezza, ascoltiamo direttamente le parole dell'assessore Aliano. Sarà uno scenario molto più turistico. Più turistico, più bello, noi puntiamo alla bellezza, Montesilvano ha bisogno di punti di interesse, noi dobbiamo offrire al turismo dei punti che consentano di rendere Montesilvano una città bella da vivere, appetibile, da venirci a passare un periodo per le ferie. Un progetto che tiene conto della realtà ambientale, un progetto che vuole in qualche modo dare più dignità alla Pineta che si affaccia sul mare. Ma sì, vogliamo rinaturalizzare la Pineta, il mare, vogliamo creare questa sorta di propaggine della Pineta sulla spiaggia, sul mare, creare un'oasi, una cosa che non c'è in Italia, che non esiste, qualcosa di veramente bello, qualcosa che caratterizzerà da ora e per sempre la città di Montesilvano. Assessore, le forze di opposizione hanno criticato la scelta dei tempi e soprattutto dicono Montesilvano ha bisogno d'altro, che cosa replicare? L'opposizione fa l'opposizione, peccato che gli argomenti che tirano fuori sono abbastanza, come dire, mediocri, mi permetterei di dirlo. Fossi loro punterei più ad una compartecipazione per migliorare, magari con idee propositive, questo che diventa un progetto futuro per una città che ha bisogno di punti di interesse, perché oggi non ne ha. Sulla scelta dei tempi siete stati condizionati anche dall'emergenza coronavirus? Soprattutto, eravamo già pronti a febbraio-marzo per iniziare questi lavori, purtroppo con il Covid e le prescrizioni governative non abbiamo proprio potuto neppure cantierare il posto, il luogo. Luca, queste dunque le parole dell'assessore Aliano, un progetto ambizioso come abbiamo visto per riqualificare dal punto di vista turistico e non solo la città di Montesilvano, ma sono tante le idee anticipate dall'assessore Aliano che riqualificheranno numerose parti della città. Si pensa anche ad un'arena del mare, ad un anfiteatro da realizzare nella zona dei grandi alberghi, ma di questo ne parleremo nei prossimi giorni. Per ora è tutto, io ringrazio Diego Martelli e ti restituisco la linea.